Ciao ragazzi, bentornati da Frank. Giorno 2 a Sharm. Abbiamo appena finito di mangiare all'italiano. Ci stiamo girando piano piano un po' tutti quanti i ristoranti. Adesso sono le 20:33 di sera. Abbiamo la nostra prima escursione con Omar di Buongiorno Egitto. È da un mesetto che sto vedendo tutti i suoi video per informarmi su Sharm, sull'Egitto in generale, quindi sono veramente gasato. Abbiamo meno di mezz'oretta, alle 9 andiamo a prendere il pulmino con il gruppo di Buongiorno Egitto. Dai! Preso il passaggio dal nostro hotel fino a qui, siamo a Sharm Vecchia, siamo appena entrati, ci sta il controllo metal detector e questa è la moschea. Questa è la piazza di Sharm Vecchia, adesso sta pieno di negozietti, quindi ci avrei voglia anche di andarmi a comprare qualcosa. Però mo vediamo un po', ve la faccio vedere, andiamo in giro. Siamo ricongiunti al gruppo, forse l'avevamo perso, non avevamo capito. Oh, finalmente, è un onore, intanto è un onore a portarti nel piccolo canale mio. Siamo arrivati, questa è la nostra prima escursione con Omar, lui è di Buongiorno Egitto, ve l'avevo già anticipato forse in hotel, si occupa di organizzare tutte quante le escursioni. Lui mi sta facendo pubblicità, Frank è bravissimo, venite a Sharm che è spettacolare, se siete una coppia di un romanticismo che non immaginate, se siete single, se rimorchi alla grande, ci stanno certi bei ragazzi e ragazzette che non me ne immaginate, quindi venite qui, Frank documenterà al meglio in maniera autentica l'esperienza, perché è un autentico, seguitelo. Ci sta portando in una caffetteria che dice che è strabuona e dopodiché andremo a girare i negozietti, perché per me è la parte più bella. Stavo per cadere. Qui ci troviamo a Raya Hen, quindi vicino a Sharm Vecchia. Questi sono un brand che sono tutti in Egitto, sono siriani, fanno dei dolci buonissimi e molto leggero. Da provare la conafa col caramello, amelini tava che da masrangos fotace rapido. Squisito, raga. Poi questi qui sono dolci. Dolci siriani. Dolci siriani, figo. Questi sono vari tipi di caffè e uno da provare è il caffè turco al cardamomo. Questo è il cardamomo che si trova in Italia, ha anche proprietà, fa bene alla salute. E questo dà un kick molto interessante. Mazza, oh! Avete tutti i dolcetti, cioè se tu vai per strada ci sono quelli che hanno la roba chimica, invece questi sono di laboratorio. Sono una pasticceria fondamentalmente. Infatti è una pasticceria, ma... Vedi questo con tutti i pistacchi freschi, tutti fanno il box, te lo porti come dei regalo. È un bel regalo questo. È un bel posto in mezzo alla mediocrità che c'è. È proprio un bel regalo per pensierini di una certa qualità, ovviamente. Ma prendiamo i caffè per Frank, sì, tarata espresso e non niente sono. Tarata espresso e niente sono. E un talata a tutti. Fa lui, raga, che è meglio. Questo è al caramello. Oh, è buono, ci ho messo un po' a capire cos'era. È molto buono. Dolciastro. Andiamo tutti in barca. Domani faremo, quanto pare, tutte le escursioni
l'isola che non c'è. Marzia ha un piccolo dolorino allo stomaco. Omar ci sta portando in una farmacia. Compreremo l'imodium lì. Quindi vediamo un po' come sarà. Se è ancora viva, nelle prossime clip la vedrete ancora. Chissà che cosa ho mangiato. Di stomaco. Stare il gusto pane? Ma gusto? Va bene per lo stomaco. Il bruciore? Oh, c'è come qui. Non morirò. Marzia ha preso adesso una sorta di pillola che ci ha dato Omar tramite il farmacista. Vediamo, io documento, se si scoppa per terra, vediamo. No, no, ma... medicina. Sì, 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 vediamo, sono tutte e due per lo stomaco, vediamo un po' come va. Ma secondo me, mo, risolvi, dai. Speriamo. Documenteremo. Primo cammello da quando siamo in Egitto. Anche se, secondo me, per voi, come si dice, di conflitto di interessi, là ce ne sta uno gigante che è di un amico. Cosa volete andare a vedere prima? Ditemelo voi. Come preferite? Andiamo dal tuo, ovviamente. Te lo dico io, dai. Dovete contrattare sempre, Tu dici, tu no, non contratti perché sei io il padrone. Io vengo a contrattare ma non posso qua. Non è che puoi contrattare con te stesso. No, con me stesso no, ma io sono socio di minoranza. Ah, ok. Sono i video nel canale su come contrattare in Egitto. Stiamo andando in un negozio di souvenir affiliato a Omar. Questo è di tarocchi, borse tarocchi. Ah, borse tarocchi, sì. Accessori. 90% di souvenir che trovate è paccottaglia cinese. Adesso io sto per aprire un negozio mio con solo oggetti tipo di antiquariato. Ah, però eccolo! È un lavorone. Nel video? Questo. Ah, prima non c'era nel video l'insegna, vedi? Era diversa. Girate e venite qua sulla. Tenendo la sinistra, mi sembra. I due figoni di Roma, Gianluca e Erika. Erika. Faremo pure l'escursione domani insieme, quindi torneranno. Ci aggiorniamo domani. L'abbiamo soltanto visto il negozio di tarocchi. Siamo usciti subito, lo volevamo solo vedere. Adesso siamo qua al negozio di scarpe. Oh, che onore! Io ho queste. Oh, bello. C'ho le Fly Friccio. Ma sono fatta benissimo. Raga, sono stupendo. Purtroppo le medicine egiziane non stanno facendo effetto. A tratti. Passa e poi ricomincia. Stiamo aspettando i due ragazzi che vi ho fatto vedere prima. Sono andati a prendere la shawarma, che dovrebbe essere una sorta di kebab. Dovrebbe essere il kebab, no? No, no, thanks man. No, don't worry. No. Raga, ci siamo persi. Ci siamo divisi dal gruppo e non sappiamo dove sono gli altri, quindi bene. Adesso ritorniamo in piazza e vediamo se li ritroviamo. Thank you.
piazza, speriamo di ritrovarli. Speriamo di ritrovarli in piazza. Altrimenti non sappiamo che fare. Seduti in un marciapiede qualunque, ci siamo persi col gruppo. L'unica cosa che potevamo fare è tornare al bussetto. Infatti ora siamo qua, aspettiamo gli altri. Credo che proprio ci siamo persi con tutti. Infatti ci siamo fermati che aveva un po' di dolorini, Marzia, lo stomaco. Aspettiamo le 11:30, mancano 10 minuti. Buonasera. Ciao Marco. Siamo ritrovati col gruppo, avevo fatto un piccolo video in cui eravamo persi. Abbiamo ritrovati. Siamo ora pronti a tornare. Sì, hanno preso lo shawarma. Shawarma. E il kebab. Quindi torniamo in hotel. Ragazzi, siamo tornati in camera. Prima di entrare a Soho Square ci hanno fatto un controllo nel metal detector. Ci hanno controllato la borsa, tutto quanto. Quindi a livello di sicurezza, ve lo confermo, stanno mille passi avanti rispetto a in Italia, ve lo giuro. Almeno qui a Sharm el Sheikh, poi o a Soho Square, che è una zona molto trafficata. Una serata magnifica con Omar, abbiamo fatto finalmente amicizia con una coppia di ragazzi. Ci saranno anche loro domani, nell'uscita in barca all'isola che non c'è. Ora ci dobbiamo addormentare, che in poche ore ci dobbiamo risvegliare di nuovo. Aggiornamenti da parte di Marzia? Niente, sta un po' meglio, però vediamo. Se domani sarà devastata, cambieremo giorno per fare l'escursione. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, intanto lasciate un pollicione, iscrivetevi, commentino, mi fa sempre piacere. Grazie per la visione e buonanotte. Ciao belli!